Ciao, qui Eli Prandi ed oggi vedremo un bellissimo vecchio giocattolo che non ha bisogno di lunghe introduzioni. È un castello Lego, il set 6086 del 1992, il castello del Cavaliere Nero. Prima di partire vi ricordo al volo che noi siamo abituati a recensire i giocattoli vecchi, ne abbiamo una collezione enorme, trovate qui su YouTube, sul nostro canale Eli Prandi, migliaia di video dedicati ad essi. Sono giocattoli fantastici, divertentissimi e sono veri giocattoli, mai ristampe, sempre l'originale. Allora mettete un bel like, iscrivetevi al canale Bolino Blu Eli Prandi e cliccando anche sulla campanellina sarete informati all'uscita dei nuovi video, non costa nulla. Ed a proposito di video passati, in realtà noi un bel po' di anni fa, in uno dei nostri primi video, che sarebbe anche il caso di rifare, abbiamo recensito lo splendido set 6080, il castello grigio dei Lego prodotto nel 1984. Era probabilmente il castello Lego più ambito dai bambini negli anni 80 ed era un giocattolo splendido, anni luce avanti rispetto al castello giallo che era stato prodotto qualche anno prima, ed era quello che introduceva la suddivisione in fazioni. Le nostre minifigure ora combattevano per popoli, per castelli diversi, e questo dava un pochino di pepe al gioco. Con questo set del 1992, quindi ben 8 anni più tardi, Lego però faceva ancora un passo oltre. Vedremo che il castello è divertentissimo e aggiunge anche un po' di situazioni di gioco in più rispetto a quelle che avevamo nell'84. Dunque il set era costituito da 525 pezzi, non tantissimi per gli standard di oggi e in realtà erano anche un po' di meno rispetto a quelli del set dell'84 che era costituito da 664 pezzi. Abbiamo però più situazioni di gioco, insomma forse è pensato un po' meglio, e il set include ancora 12 minifigure, sono tantissimi personaggini per popolare questa piccola borgata. Questo è forse l'aspetto che trovo essere peggiorato, principalmente nei castelli Lego più recenti, non hanno più una schiera così ricca di personaggini. Fortunatamente abbiamo ancora le istruzioni originali, ecco qui un bel fascicolone, non troviamo costruzioni alternative presentate su questo fascicolo. All'interno invece vediamo solamente tutti i passi per costruire questo fantastico castello e qualche fotografia qua davanti con delle situazioni di gioco. Niente male, non vediamo l'ora di iniziare a giocarci anche noi. Non potevo fare a meno di concentrarmi su questo, sul retro delle istruzioni ci illustrano anche che il fantasmino incluso brilla al buio. Le nostre 12 minifigure, contando anche il fantasmino, schierate con i 4 cavalli, sono veramente impressionanti. Nel set troviamo due cavalieri più importanti, infatti anche i loro destrieri indossano vistose decorazioni alle quali abbiamo aggrappato uno spadino. Ci chiediamo se questo qui sulla destra sia il cavaliere nero titolare del castello. Di sicuro entrambe hanno sullo scudo lo stesso emblema che vediamo all'ingresso del maniero. Sollevando la visiera dei loro elmi notiamo qualcosa di particolare. Mentre il cavaliere bianco ha un faccino neutro, classico per l'omino Lego, il cavaliere nero ha una grafica più complessa, siamo nel 1992 e le minifigure iniziano ad avere volti personalizzati. Questa innovazione in realtà è stata introdotta qualche tempo prima, nel 1989, con la serie Lego Pirati. In ogni caso, la minifigure che ne esce è veramente spettacolare, guardate anche com'è dettagliato il dragone sull'elmo. Al loro seguito troviamo due cavalieri più sempliciotti, non ci sono più quei grossi ingombranti decori, i cavalli indossano solamente la sella con lo spadino attaccato al fianco in caso di pericolo, e i due cavalieri anche, invece di avere un'armatura removibile, un pezzo a parte come quelli visti precedentemente, l'hanno solamente stampata sul panciotto. Se rimuoviamo i loro elmi vediamo che il faccino sottostante ha la classica stampa tradizionale, quella che era partita nel 1978, il faccino sorridente. Abbiamo poi due guardie nere armate di lancia, balestra, scudi, una delle due indossa anche un semplice mantellino nero. I loro volti hanno di nuovo grafiche di quelle più elaborate per il 1982, una barba incolta e due baffoni. E le torri del castello saranno sorvegliate da 4 soldati appartenenti a ranghi diversi, infatti vediamo che cambiano i colori delle uniformi ed anche i loro elmi. Uno di essi ha un volto particolare con i baffoni e la barba di nuovo, mentre gli altri invece sono tutti quanti sorridenti. Ogni personaggino ha un arco ed una faretra sulla schiena. Ed infine troviamo un ribelle con due baffoni che indossa un cappuccio e sfoggia il simbolo del lupo sul suo petto, anche un mantellino rosso. E poi
lo splendido Fantasmino, eccolo qui. Ho sempre trovato molto ingegnoso come abbiano scolpito le pieghe del lenzuolo in modo da sagomare gli incastri che si infileranno fra i perni delle piattaforme. Rimuovendo il lenzuolo che brilla al buio, troviamo una testolina nera, un panciotto classico da minifigure Lego, ma non ha le gambette articolate, abbiamo solamente un mattoncino normale e uno sottile per raggiungere l'altezza desiderata. Prima di tentare di espugnare il castello ci converrà osservarne bene tutti i lati e notiamo subito che si erge su una collinetta una base con dislivelli costituita da un unico pezzo, introdotta da Lego nel 1989 e dismessa penso proprio nel 92. Era in realtà cava, se la ribaltiamo vediamo che sotto non c'è nulla ed era un espediente per Lego per venderci una scatola molto ingombrante e voluminosa senza riempirla in realtà di pezzi. I dislivelli di questa base rendono il gioco più divertente, abbiamo sali, scendi ed anche un sotterraneo per il nostro castello, ma il fatto che sia costituita da un pezzo unico e non assemblata toglie un sacco alla costruzione, insomma tutto questo grosso blocco verde non potrà essere altro che la base del castello. Il grosso del corpo del castello, pareti e torri, è stato ottenuto con pezzi che abbiamo già visto nel set dell'84 e che sono poco versatili, andranno giusto bene per costruire torri o pareti di castelli. Alcuni di essi però sono stati decorati, questi qui con la decorazione nera su plastica gialla ci fanno pensare alle pareti legnose delle vecchie case medievali nel nord Europa e in realtà arricchiscono di tanto il gioco, perché un dettaglio come questo ci fa pensare che non avremo solo il castello con le sue mura fortificate, ma anche una parte di villaggio e una parte di vita quotidiana in questo mondo medievale. A lato della torre principale abbiamo una piccola manopola ottenuta con un semplice pernetto di Lego Technic che ci servirà per manovrare una carrucola. Abbassiamo il ponte levatoio e a giudicare dai brutti ceffi dietro a quel cancello direi che alla gente del castello non piace ricevere visite. E proprio come nel set del 1984 osserviamo che avrebbero potuto impegnarsi di più nel disegnare il fermo di questo spago. È solamente pizzicato tra due mattoncini e anche un po' esposto. I tesori del castello comunque sono ben protetti e noi ancora non possiamo entrare. Dovremo prima sollevare questo cancello e per lasciarlo aperto incastreremo il pezzo che si trova all'altra estremità dello spago da qualche parte, purché sia distante abbastanza. È uno spago molto lungo. E finalmente possiamo attraversare il portone d'ingresso ed immergerci in questo piccolo mondo. E qui tra le mura del castello troviamo tutto quello che mancava al set del 1984. Il nostro nuovo castello pullula di vita veramente, manca solamente un sottofondo sonoro di persone che fanno cose, mestieri, ferro che viene battuto e cavalli che nitriscono. Tre fiaccole illuminano la via principale e sono state tenute con questo pezzetto particolare che negli anni 80 veniva utilizzato per rappresentare le cose più disparate, piante grasse o parti meccaniche. E in cima adesso hanno montato un faretto, un pezzettino in plastica gialla semitrasparente che rappresenterà la nostra fiamma. La torre principale è abitabile, abbiamo un vano interno nel quale possiamo mettere i personaggini che vogliamo e poi c'è lo spazio camminabile in cima alla torre per le nostre guardie. Troveremo qua e là un po' ovunque accessori per i nostri personaggini, asce, lance, scuri. Da lì si prosegue senza dettagli di rilievo, con questa parete si arriva fino alla torre secondaria, un pochino più piccina ma anch'essa abitabile, abbiamo uno spazio cavo sia al piano superiore sia a quello inferiore e questa passerella sulla quale i nostri personaggini potranno spostarsi è raggiungibile dalla scaletta inclusa. Ed eccoci nella piazza principale del nostro borgo, abbiamo un pozzo dal quale potranno attingere per l'acqua dei cavalli e forse anche dei soldati e poi una grata perché qui sotto ci sarà una prigione per i nostri ribelli. Ne abbiamo uno nel set, questo Mino con la maglietta con il simbolo del lupo e guardate, poveretto, dovremo rinchiuderlo là sotto. Molto carino, ma il vano qua dentro è anche più ampio e per raggiungerlo e giocarci possiamo rimuovere il pavimento del borgo. Guardate un po', eccoli. Tutto questo spazio vuoto potrà essere riempito di prigionieri, accessori, ci potremo nascondere i soldati per fare un agguato agli invasori, insomma. Ci dà tante possibilità di gioco, ma ce ne toglie tante di costruzione, perché come dicevo, la base è un pezzo unico. Un dettaglio come quello del pozzo è semplicissimo, ottenuto con pochi pezzi, ma dà tanta profondità di più al gioco. Ora i nostri personaggini non sono solo soldati, ma sono delle vere e proprie persone che hanno bisogno di
vivere una vita quotidiana. E non solo, per come è costruito, in realtà il pozzo sprofonda veramente nella base. E parlando di vita del castello, in questo angolo troviamo finalmente un vano abitabile e l'interno delle pareti in legno che abbiamo visto da fuori. Saranno forse gli alloggi del re o del cavaliere nero in persona. Al piano di sotto abbiamo una botte e una bella tavola imbandita con una coppa d'oro. E qui sopra in soffitta è custodito il tesoro del castello in un bellissimo forziere che possiamo aprire. Vediamo che hanno anche scolpito la serratura per la chiave. Guardate, dentro abbiamo monete d'oro, un'altra coppa molto preziosa. Noto anche con piacere che hanno utilizzato tecniche di costruzione più creative, che erano insolite negli anni 80. Per rendere il tetto a spioventa hanno utilizzato dei perni Technic e ora la piattaforma è inclinata. Molto carino. Ma qui abbiamo anche un passaggio segreto. La parete laterale di questo alloggio si abbassa ed ora abbiamo una via di fuga per i re, magari, attraverso la quale scappare nel caso in cui gli invasori riuscissero ad espugnare il castello. Oppure da qui potrà intrufolarsi qualcuno per cercare di arrivare al tesoro. Il tour del castello si conclude con l'ultima torre. Nel livello più basso abbiamo un vano abitabile. Vedete, ci abbiamo messo di nuovo quello strano individuo con il cappuccio in testa. E qua sopra chiaramente c'è spazio, una passerella per le guardie, gli arcieri che vorranno controllare che nessuno si avvicini troppo alle mura. Ma qui in mezzo vediamo una imponente e pesante porta corazzata. Hanno reso le parti in metallo con dei mattoncini grigi. La apriamo ed ecco il terrificante fantasma che infesta la torre del castello. Di giorno non c'è problema, ma vi sfido a dormire tranquilli di notte. Ed eccolo qui il set Lego 6086 del 1992, il castello del Cavaliere Nero. Abbiamo visto un giocattolo molto classico, che con un briciolo di immaginazione prende veramente vita. Entrare nel castello ci porterà in un mondo diverso e non sembrerà di entrare in un centro commerciale, come accade oggi invece con tutti quei set brandizzati, pieni zeppi di marchi Disney, Harry Potter o chi più ne ha più ne metta. No, questo sarà il mondo nostro, quello che vorremo immaginare con la nostra testolina. Certo, possiamo muovere qualche appunto, la base è un grande pezzo unico voluminoso che non potrà essere utilizzata altrimenti, e la stessa cosa si può dire per molti dei pezzi che costituiscono le toglie e le pareti del castello. È per questo che un castello tanto grande all'epoca era costituito solamente da 525 pezzi, mentre un oggetto delle stesse dimensioni Lego al giorno d'oggi è costituito da un numero di pezzi molto superiore. Detto questo, il divertimento non manca e anche l'aspetto è molto molto bello. Viene il dubbio, forse un numero di personaggini più ridotto, ma un piccolo carretto avrebbe dato una vita diversa, un guizzo in più al playset, ma forse avrei sentito la mancanza di tutti questi personaggini. Mi piace vedere che il castello è così popolato che non riusciamo nemmeno a metterceli tutti dentro. In fin dei conti, sì, questo playset, questo castello è un po' più carino e ricco di quello classico del 1984. Sono stati più creativi nel disegnare la costruzione, le forme non sono così rigide, abbiamo pareti che non sono più perpendicolari al pavimento, un sacco di decori, il tettuccio a spiovente, insomma è bellissimo a vedersi e presenta anche situazioni di gioco più varie. Uno spettacolo, era bellissimo già quello del 1984, chiaramente, e l'ideale sarebbe averli entrambe e metterli in cima a due colli opposti pronti a combattere l'uno contro l'altro perché in fondo portano stemme diverse. Insomma, è proprio bello e ho voluto girare questo video solo per avere una scusa per giocarci di nuovo. Dunque, se il video vi è piaciuto, cliccate qui su mi piace, iscrivetevi al nostro canale Bollino Blu Liprandi, cercate su YouTube Liprandi, un giocattolo qualsiasi, e troverete qualcosa. Abbiamo già pubblicato tantissimi video sui giocattoli più belli. E poi, beh, scrivete qualcosa nei commenti qui sotto. Voi commentate qui sotto al video, su Instagram, su Facebook, su Gmail. Noi cerchiamo sempre di rispondere a tutti, ci teniamo molto. Ciao!